Allora, ragazzi, sto facendo sempre un po' di prove con il podcast studio della Behringer, questo kit, insomma, che sto valutando già in questi pochi minuti essere comunque veramente di buon livello, ecco, soprattutto per il rapporto, diciamo, qualità-prezzo. E niente, insomma, questo il microfonino comunque fa il suo dovere, questo microfono dinamico. Vedo che c'ha comunque una buona risposta. E altrettanto anche, direi, diciamo, la scheda audio. È partito, diciamo, anche un assolo qui del microcord. Diciamo, anche questa piccola schedina audio, cioè, pure mi sta comunque impressionando in modo favorevole, considerando sia il fatto, insomma, che insomma, una scheda comunque da poter utilizzare. Io la sto utilizzando adesso su un sistema operativo GNU Linux, nello specifico su KX Studio. Attraverso, diciamo, Arduino 5.12, insomma, tranquillamente riconosciuta, ma ho visto anche dagli svariati filmati sulla rete che, insomma, non ha alcuna difficoltà né con Windows e né con Mac, quindi insomma, assolutamente nessun problema da questo punto di vista. E poi sono rimasto anche, diciamo, piacevolmente colpito, sorpreso, diciamo, dalla risposta anche delle cuffie, insomma, collegate a questo piccolo mixer, anche per quanto riguarda, diciamo, i volumi. Io pensavo, cioè credevo che senza comunque l'apporto dei monitor esterni, che come ho già detto in precedenza sicuramente, diciamo, prenderò magari non quelli che già tengo. E ecco che sta anche arrivando mio fratello Saverio. Magari non prenderò, diciamo, quelli là che già tengo, di Lazy Near 05, però sono orientato a prendere, diciamo, dei monitor per così dire, cioè sempre da studio, però un po' più leggeri, appunto da collegare a questo sistema mobile. E quindi praticamente penso che prenderò comunque delle Edifier R1000. Perché, insomma, ho visto che comunque sono dei monitor discreti, insomma, per le mie esigenze possono comunque tranquillamente andare bene anche collegati qui sul portatile. E niente, quindi in sintesi posso dire, insomma, di essere comunque contento di questo kit, che approfondirò un po' magari maggiormente appena che un po' mi si completerà un poco, diciamo, l'apparecchiatura che prossimamente andrò a completare, e quindi potrò poi dopo anche più dare magari un responso un po' più generale sul medesimo.